Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Ulteriori aggiornamenti arrivano sulla strage di Altavilla. Sarebbero stati individuati i fedeli che incontravano i due complici che avrebbero aiutato Giovanni Barreca a sterminare la sua famiglia. Operazione antidroga tra Messina, Savona, Genova e Vercelli. Eseguite 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 15 misure di divieto di dimora. 24 gli indagati ritenuti indiziati dei reati di detenzione e spaccio. Arrestate altre 4 persone in flagranza di reato. Sequestrati beni ai danni di 5 soggetti ritenuti socialmente pericolosi originari di Sant'Agata di Militello e Tortorici. Il procedimento Nebrodi ha consentito di delineare contorni di una complessa organizzazione criminale di matrice mafiosa. Arrestati 5 soggetti grazie ad un'indagine per frode fiscale transnazionale aggravata dall'agevolazione mafiosa su prodotti ittici importati a Genova. Tra gli arrestati spicca il nome di Salvatore Vetrano, il re dei surgelati di Palermo. Sono 12 gli indagati. Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Melilli, in provincia di Siracusa. Un operaio è caduto da un'impalcatura mentre stava lavorando in un cantiere edile. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci.